che ha visto dalla panchina, che c'è qui. Ha visto la partita. Ha visto una partita, sì. Abbiamo fatto una discreta partita, tenendo presente il periodo in cui siamo, ma qui ormai abbiamo cercato di stare bene in campo, ordinati, di fare le cose che stiamo provando. Che cosa le è piaciuto e che cosa non le è piaciuto, ma non solo in questa gara, magari diciamo in questo periodo iniziale. No, ma io sono contento di tutti. Sono ragazzi che sicuramente sanno giocare al pallone, devono anche vedere, devono essere meno bellini, devono essere molto più pratici, perché a volte se tocchiamo troppo la palla ritardiamo l'azione, perdiamo la palla, invece ci andiamo ad attaccare. Diventa sempre un pericolo per noi. Dobbiamo diventare più pratici, io credo, parlando e facendo il ragionamento, possiamo arrivare tranquillamente, anche perché sono giocatori bravi. La domanda di prima non era banale, perché di solito lei agisce molto di più, si arrabbia, alza le braccia, allarga le braccia, chiama, urla, grida, oggi l'ho visto tranquillo. Non è che si può fare pazzi. Io sono questo, non è che. No, penso che mi serve. Tranquillo, no, comunque qualche miglioramento c'è stato, sicuro. Secondo me non bisogna mai dimenticare contro chi giochi, portare rispetto anche agli altri. L'Italia è una squadra che bene o male fa la Serie B. Cioè il fatto che non gli abbiamo concesso granché, a parte un paio di episodi, forse hanno fatto troppo. Questo ti fa pensare che bene o male i ragazzi stanno cercando di capire quello del tempo, niente di più, niente di più. Mi sembra ritrovato anche Barlocco, se di fatto non aveva quasi mai avuto in questa prima parte di stagione, un buon segnale anche quello. Abbiamo cercato di recuperarlo e di fargli fare un tempo, in modo da non rischiare niente, avere quella disposizione. Ora ci abbiamo un'altra settimana di lavoro per cercare di prepararsi bene, speriamo di riuscirci. Fa ancora qualche test o va affilato senza nessuna verifica, ancora qualche amichevole? O se... No, stiamo vedendo se la facciamo giovedì, se c'è una possibilità, però andiamo ancora di sicuro non c'è. Mister, buonasera, sono Luca Scoglio dell'Interassamolo, quindi uno del giornalista per la squadra avversaria. Quello che volevo dirle innanzitutto complimenti perché 35 minuti del primo tempo sono stati veramente perfetti, scambi in velocità, sovrapposizioni, il gol logica conseguenza. C'è qualcosa che non le è piaciuto, qualcosa che vorrebbe in più da... No, ma sono cose che si dicono nello spogliato. Io ho fatto complimenti ai ragazzi poi martedì quando parliamo. Sono cose che rimangono lì. Comunque ottima percezione. Grazie mille. Busto.